Carissimi amici, torniamo di nuovo a approfondire. Siamo arrivati a questo momento più bello, più importante. Perché ho detto bello? Perché anche se qui dobbiamo, in questo programma, come scommessa, ho voluto parlare della bellezza attraverso l'arte, attraverso la fede, i misteri della fede e anche le storie di grandi santi. Questo è un esempio di un grande, veramente grande santo. E qui abbiamo parlato di cose orribili. Se uno vorrebbe anche approfondire la realtà del campo di concentramento, soprattutto quello di Auschwitz-Birkenau, che sono quelli più famosi, ma sono stati, come detto, tanti, tanti, tantissimi altri. Le vittime, adesso qui non voglio entrare nei numeri, ma sono delle cifre clamanti, proprio che gridano la giustizia del Signore, la misericordia, perché è successo qualcosa di unico nella storia in quei anni. La storia, l'umanità ha toccato il suo fondo, perciò l'Auschwitz diventa un simbolo e anche un'avvertenza per tutti i tempi futuri, da quel momento fino ad oggi, fino al futuro, dobbiamo sempre ricordare questo orribile momento della storia in cui si incarna il male, le forze della tenebre prendono possesso dell'umanità, delle nazioni. Abbiamo parlato con lei anche su tutto quello che riguarda le rivelazioni di Fatima, sempre dello stesso anno, dell'anno 17, che abbiamo approfondito la settimana scorsa. Abbiamo parlato della missia dell'Immacolata, che è stata la reazione di quel male che usciva da questi orribili, queste ideologie, da queste filosofie prima che si incarnano come ideologie e si trasformano in qualcosa, una forza reale che combatte prima contro Dio, ma in realtà sempre un'ideologia che va contro Dio annienta di conseguenza l'uomo. L'uomo, l'essere umano, che la vita non ha più nessun valore, diventa un numero, come questo grande santo che assume questo numero. Ormai conosciuto come 16.670. A proposito numeri, adesso non voglio entrare perché sono tanti i numeri magari da poter citarvi, dirvi, ma non vogliamo andare troppo su particolari, ma vi dico solamente una cosa, che questo numero è una cosa interessante, perché quando Massimo Kolbe entra al campo di concentramento sono lì presenti circa 8.000 persone, lui ha il numero 16.000. Cosa vuol dire? Che all'inizio dell'Auschwitz, di questa realtà orribile, solo per costruire questo campo sono stati uccisi, ma non solo uccisi, ma proprio massacrati di botte con Mazzi. mazze di baseball, con tutti gli strumenti più orribili, proprio anche consumati dai vermi, dai scarafaggi, dai rati, dalle malattie, dagli esperimenti. In maniera così, solo per far costruire questo campo, sono stati già uccisi 8.000 persone. E poi hanno trovato i metodi velocissimi di questi omicidi di massa attraverso le camere di gas, che sono arrivati poco dopo. Infatti Massimo Kolbe, quando ancora viveva, stavano già facendo questi primi esperimenti negli ospedali, tra virgolette ospedali, dove hanno cominciato a fare hanno trovato questa soluzione veloce, efficace per uccidere di massa le persone. Io non vorrei troppo approfondire queste cose perché io ho vissuto anni a studiarne un po' questi eventi, perché non solo mi interessavano, ma anche mi toccavano e mi toccano in maniera forte, personale ancora tutt'oggi. E non riesco a passare così in pace con quella storia che fa parte anche del nostro DNA polacco, se vi posso anche dire, confidere così tra di voi. Ma lo dico per ricordare che qui si parla di qualcosa veramente di orribile. Un'altra cosa che vogliamo dire è che la morte di Massimilian Kolbe, che è avvenuta dopo diversi giorni, che lui non voleva morire, come se fosse sostenuto della presenza della Madonna e Gesù in lui, questa luce che brillava in quel orribile bunker di buio che aveva, mi pare, 3-4 metri quadri, una roba del genere. Questo bunker che è un po' come nelle tenebre dell'umanità, della terra, avviene questa unione sua con la Madonna. E questo avviene non in maniera naturale, perché lui non muore in maniera naturale, ma viene
gli viene inserita un veleno nel cuore attraverso l'insilinga da un fucile tedesco, che lui poi muore dopo pochi minuti. Sì. Ma è simbolico anche il fatto che questo avviene esattamente il 14 agosto. 14 agosto che precede, quindi è la vigilia, lui muore nella vigilia della festa della Maria Assunta. L'altra cosa simbolica che possiamo trarre da questo evento, da questa sua fine, del suo percorso, questo suo traguardo, che è avvenuto in questa maniera così forte, è il fatto che le sue ossa non ce l'abbiamo, non c'è il suo corpo fisico, perché le ceneri sono sparse, quindi lui esce un po', come si diceva anche in Polonia, dal camino. La libertà per lui arriva attraverso il cammino, attraverso il fumo, che esce continuamente da questo orribile luogo dell'inferno costruito sulla terra. Padre, qualche riflessione? Beh, sappiamo che San Massimiano è il primo santo canonizzato come martire della carità. Quel giorno della canonizzazione, 10 ottobre dell'82, i partecipanti videro uscire i sacerdoti con i paramenti rossi, perché ha voluto Giovanni Paolo II fare questa sottolineatura importante, perché prima di lui, prima di Colbe, tutti i martiri erano martiri per la fede, per dire quando uno ti dice o rinneghi Cristo oppure ti uccido. E nel caso di Colbe c'è stata la professione di fede, ha detto sono un sacerdote cattolico, però è stato canonizzato per il suo martirio consumato nella carità, cioè dando la vita. E Giovanni Paolo II nella canonizzazione ricordò più volte nell'omelia le parole di Gesù: non c'è amore più grande di questo, di chi dà la vita per i suoi amici. Ecco, e qui Colbe che diventa una figura di Cristo, poi nel cuore di quello che viene chiamato il secolo breve, appunto perché comincia con la rivoluzione bolscevica nel 17 e si conclude con la caduta del comunismo, ma ancora prima del muro di Berlino, come tu ben sai, in Polonia, nella primavera, giugno dell'89. Allora, in questo secolo che giunge al punto basso nella seconda guerra mondiale, che poi, ecco, il simbolo più brutto, proprio quello dell'Auschwitz, emerge questa figura come Cristo. Noi professiamo colui che scese dal cielo, scese agli inferi, cioè esprime il suo amore scendendo in basso verso l'uomo, la misericordia che è come l'acqua che giunge al punto più basso. Così Colbe, pieno di Dio, pieno di Gesù Cristo, porta questa luce con questa morte silenziosa, ecco, sofferto in quel luogo. Quindi Giovanni Paolo II l'ha voluto chiamare patrono del nostro secolo difficile, come a dire un segno di libertà in mezzo alle ideologie. Un segno di amore in mezzo all'odio, quindi veramente una candela, una luce che. Una luce viva, una luce che non solo va ricordata, la luce della sua vita, della sua santità, ma va anche contemplata nella luce del futuro che avviene continuamente. Noi viviamo nel presente, ma siamo lanciati verso il futuro. Sì. Allora è importante conoscere anche la storia, questo viaggio di storia che abbiamo fatto attraverso l'esempio della sua vita, ci fa capire che la storia dei santi, ma la storia dell'umanità, la storia che viviamo, che dobbiamo conoscere, dobbiamo anche masticarla bene, dobbiamo conoscerla bene per capire anche la nostra condizione del presente, ma soprattutto per portare e non fare degli errori per il futuro e anche impedire, ma proprio il fatto dell'Immolazione Immacolata che è stata l'opera che non ha avuto una sua fine, perché lui ha seminato delle piante, degli alberi, degli alberi buoni che danno Sì. frutto, qualcosa che resta presente, che resta in qualche modo anche eterno, perché la santità, la luce, la vita ha una dimensione eterna, quindi non è limitata nel nostro tempo, spazio in cui viviamo. Infatti Padre Colbe emerge come figura che ha vissuto veramente bene la spiritualità dell'Avvento. Adesso siamo nell'Avvento che ci ricorda che Gesù verrà, non sappiamo quando, fra 20 giorni, fra 20 secoli, non sappiamo, ma siamo chiamati a prepararci, quindi sapendo che questa vita ci prepara alla futura,
Colbe diceva, ecco, adesso lavoriamo, in paradiso riposeremo. Quindi era proiettato verso il futuro, verso il cielo, ma allo stesso tempo questa proiezione verso il futuro l'ha fatto incarnare nella storia, ecco, quello che è il Vangelo, l'amore, la carità, come hai accennato, e quindi l'ha reso l'uomo del presente e del futuro, e in particolare, ecco, sotto la luce dell'Immacolata, che adesso ci apprestiamo a celebrare fra pochi giorni la sua festa. Sì. Bellissimo, che mi hai accennato, muore il 14 agosto. Il giorno dopo, quindi il 15 agosto, il giorno in cui celebriamo l'Assunta, ecco, viene così assunto in cielo, potremmo dire, Colbe, e ci fa capire chi è Maria, colei che forma Cristo in noi. Maria ha formato in Massimiliano Colbe l'immagine di Gesù Cristo, tanto che muore dando la vita per un altro, muore solo e abbandonato, ma in realtà sotto lo sguardo amorevole del Padre. Quindi, preparandoci adesso alla festa dell'Immacolata, Colbe contempla in lei colei che vince, che schiaccia la testa del serpente, ma vince con l'umile sottomissione alla volontà di Dio, vince per l'umiltà, quindi controbatte l'orgoglio del nemico, con l'umiltà la consegna di sé. Ecco, quindi ci indica San Massimiliano con la sua vita la potenza di Dio che si riversa, si manifesta attraverso la piccolezza dell'ancella del Signore, l'Immacolata Vergine Maria. Sì, questo è il punto, perché quello che ci insegna Massimiliano Colbe è quello che lei ha appena detto, e dobbiamo assolutamente cercare in qualche modo, in qualche maniera di seguirlo. Io non dico che dobbiamo per forza, anche se non è scontato che non sia, sarà così, diventare martiri per diventare santi, ma soprattutto dobbiamo essere apostoli, apostoli dell'amore, del bell'amore, e apostoli della vita, apostoli della Maria Vergine, dell'Immacolata. E portare la fede, Gesù Cristo, nel nostro cuore a tutto il mondo, perché il messaggio che ci è stato rivelato è universale per tutti, ognuno nel suo piccolo, ognuno con i mezzi che ha a disposizione. Poi il Signore ci penserà Lui a darci i mezzi opportuni. Noi siamo qui a Maria Vision, che è un mezzo, è uno strumento efficace per arrivare a voi, nostri cari amici. Quindi vedete come queste intuizioni di Massimiliano Colbe, che lui già ha pensato dalla televisione, ha pensato dei voli spaziali, ha pensato di tante cose attraverso stampa, di ogni modo che sia lecito, come lei giustamente ha detto, di arrivare ai cuori dei tanti. Non ci dobbiamo limitare al nostro piccolo, dobbiamo essere portatori della fede in questo mondo, questa luce del mondo che dobbiamo trasmettere attraverso le nostre opere, attraverso le nostre parole, ma soprattutto alle nostre decisioni e il nostro coraggio, e affidarsi totalmente a Gesù Cristo, alla Madonna, che ci fanno tutto loro attraverso noi, umili strumenti, noi che siamo nulla. È E dobbiamo vero. ricordare sempre il nostro nulla, come se lo ricordava Massimiliano Colbe, che aveva questa umiltà incarnata. Sì, è vero. Come hai detto, si propone un messaggio accessibile a tutti. Anzitutto, Certo. proprio come hai detto, quando uno si sente debole, povero, lui fa capire che tanto più è adatto all'opera di Dio, perché il Signore innalza gli umili. Quindi non aver paura, presentarsi così come siamo al Signore, sapendo che l'Immacolata ci prende per mano. Ma poi anche perché lui si è preparato al martirio con piccoli passi di tutti i giorni. Un frate racconta di averlo visto salire la scala di notte per portare il vin brûlé a un confratello che era malato lì, e infatti non bevevano il vino, quindi è un'eccezione, però era un uomo che si è espresso nel dono di sé, nel concreto di tutti i giorni, anche nell'Auschwitz, un uomo che si è donato. Quindi per lui donare la vita è divenuto spontaneo, ma si dice virtù sarebbe un habitus, qualcosa che diventa un'abitudine perché si pratica nelle piccole cose. E qui è discepolo di Santa Teresina, come abbiamo riflettuto, perché ci insegna a cogliere le piccole occasioni. Teresina diceva: io sono come un bambino che può gettare piccoli fiori, però attraverso il piccolo, dice Gesù, chi è fedele nel poco è fedele nel molto. Padre, io la ringrazio con tutto cuore per questo percorso che abbiamo fatto insieme, questo ritratto che abbiamo dipinto insieme, in certo senso, perché non solo abbiamo mostrato
la sua vita, ma anche abbiamo interpretata nella luce della fede, nella luce dell'Immacolata, che è questa luce che ci avvolge tutti. Sì. Oggi, soprattutto in questi tempi che sono per l'eccellenza mariani, sì, per l'eccellenza sono della Madonna, della misericordia, i tempi in cui questa luce è ancora più forte, e anche la distanza di questo secolo che ci separa da questi eventi di cui abbiamo parlato, questa luce è ancora più forte perché la vediamo un po' come una stella, come un sole, anche di una certa distanza, quindi possiamo cogliere meglio ancora la bellezza, questa luce che ci illumina il nostro passo, il nostro futuro, sì, la nostra strada da percorrere. Sì, sì, infatti. Io la ringrazio veramente, padre. Grazie. Io spero di poter ancora ospitarla per qualche altra occasione, per qualche altro motivo, in questo studio, e io spero che tutti quanti siete stati, vi è piaciuto anche il nostro racconto, questa storia che è bella anche da poter conoscere, bella anche da trasmettere, ma bella soprattutto per imitare. Certo. Ognuno il suo piccolo. Certo, un passo alla volta. Un passo alla volta, piccoli passi con umiltà, sempre seguendo Gesù attraverso anche questo essere accompagnati dalla Vergine Maria Immacolata, di cui adesso celebriamo in questi giorni questa grande festa dell'Immacolata. Quindi la ringrazio, sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria. Ave Maria. Grazie.